Possiamo passare al decimo e ultimo, quindi rimaniamo come ci siamo detti, sarà disponibile l'ufficio del segretario per la consultazione o l'ufficio segreteria affari generali. Siamo al decimo e ultimo punto all'ordine del giorno, indirizzi per la riqualificazione futura dell'area della centrale elettrica Silpici, il relatore è il vice sindaco Ciro Lembo. Questo argomento sicuramente avete letto la proposta, perché in effetti sulla propria norma non c'entra nato, diciamo, chiamiamolo un fatto nuovo, perché noi da quando la precedente amministrazione, quella da me preceduta nel 2007, la prima consigliatura, votammo per il collegamento dell'isola di Capua e di trasmissione nazionale. Quindi dando per scontato, votando anche nelle delibere e poi nei 10 anni successivi, vedi che nel 2017 è stato realizzato tutto e spento la centrale, quindi si dava per scontato, abbiamo anche deliberato, dell'eliminazione dello smantellamento della centrale. Poi siccome nel mese di marzo io e il consigliere delegato all'urbanistica abbiamo mandato una lettera alla SIPIC per sapere proprio perché stavamo preparando il nuovo piano paesistico, il PUC, eccetera, di sapere qual era la destinazione futura della centrale. C'è stato risposto che, poi si sono fatti anche degli incontri, è stato risposto che la SIPIC avrebbe intenzione di smantellare la centrale, ma di farla risultare addirittura con delle documentazioni, eccetera, però che praticamente sarebbe essenziale, eccetera. Nel frattempo, nel 2018, è stata chiesta da parte, io non ero in consiglio comunale, non sapevo niente, è stata chiesta alla città metropolitana la concessione dell'AUA, sarebbe un'autorizzazione unica ambientale. E all'epoca purtroppo ci sono state anche delle sollecitazioni, anche da parte mia, quando ero presidente dell'associazione di Amacapri, di sollecitare l'amministrazione in carica di seguire quella pratica e di andare a contestare questa cosa. In effetti alla fine la conferenza dei servizi si è conclusa, però hanno rimasto sospese alcune situazioni da concludere di tipo urbanistico che è rimasto sospeso, quindi l'AUA in effetti non è stata ancora rilasciata dal SUAP. Ovviamente a queste proposte, a queste lettere che sono arrivate, eventualmente potremmo fornire, diciamo, ai consiglieri che lo richiederanno, si è stato fatto anche un incontro per cercare di mediare. Questo incontro l'ha fatto il consigliere dell'avvocato Romano, ma dai verbali è emerso che praticamente la società vuole andare avanti, non ha intenzione di smettere, ovviamente cercando forse di produrre, di vendere energia, insomma non sappiamo che cosa vogliono fare, a noi ci sembra una cosa un poco oscena, però ovviamente loro fino a quando non avranno il rilascio dell'acqua non potranno, diciamo, esercitare. Adesso rimane ancora di riserva a 3 fino a quando non si completerà il secondo ramo, che sta in fase di completamento, che dovrebbe provenire, adesso che è provenuto già, è stato posato la sorrente per tenere l'isola collegata da 2 punti diversi della terraferma e da 2 linee diverse di terra. Quindi praticamente allora noi abbiamo ritenuto, io come assessore alle fonti energetiche, di fare una delibera di indirizzo, diciamo, ai 2 uffici, ma innanzitutto per far capire che noi siamo sempre fermamente contrari alla permanenza della città e già ancora alla riattivazione dei motori, insomma, quello di secondo quelle che loro chiedono, di voler proseguire la produzione, forse per vendere la corrente, per rimettersi nel mercato, non lo sappiamo. Siccome abbiamo noi ancora 2 occasioni per far riaprire la conferenza dei servizi alla città metropolitana, proprio perché non è stata ancora rilasciata al SUAP l'acqua, per 2 motivi. Il primo perché la conferenza dei servizi è conclusa perché con un rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio edilizia privata urbanistica di un progetto che
aveva presentato la Sintic per i nuovi scarichi, i nuovi, diciamo, tutta una nuova organizzazione, che era subordinata, però è stata approvata dalla Commissione di edilizia locale, dalla CNP, e alla sovrintendenza con la data parere favorevole, anche però verificando, come scrive sempre, se ci sono altri abusi nella centrale. Siccome nella centrale ci sono altri abusi, l'ufficio ha fatto l'avvio del procedimento di diniego e adesso è in piedi questa situazione. L'altra situazione che noi abbiamo attivato, adesso con questa delibera daremo precise indicazioni sia all'ufficio urbanistica, per come avete detto, e noi diamo indicazione comunque della nuova disposizione del piano, si metta una destinazione diversa, si vada a prevedere una destinazione diversa della zona, e l'altro all'ufficio lavori pubblici per quanto riguarda, come è noto, lo scarico del cosiddetto canalone di Truglio per quanto riguarda le acque di raffreddamento dei motori. E quindi con questo si dovrebbe riaprire, diciamo, la conferenza dei servizi con la città metropolitana, salvo poi che vuol dire che organizzeremo ovviamente le nostre reazioni che riterremo più opportune per evitare questa sciagura, che riteniamo sia una sciagura già superata e adesso si ripresenta. Colgo l'occasione, e poi sicuramente saprà che il 14 ottobre verrà a capo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a inaugurare l'impianto. Quindi già in quell'occasione solleciteremo pure lui, ovviamente, il Ministero dell'Ambiente, adesso attiveremo tutte delle iniziative che riterremo più opportune, nessuna escluta, per evitare, diciamo, questa situazione. A noi ci sembra un poco, addirittura in una lente si parla di riattivare il dissalatore, cose che diciamo veramente di tempo follia. Allora noi con questa delibera andiamo innanzitutto a esprimere indirizzo politico favorevole alla riqualificazione futura del sito, attualmente occupata la centrale elettrica gestita da Città Sintica, e una destinazione d'uso diversa della zona su cui insiste l'impianto industriale, previa dismissione della centrale stessa. Secondo, di dare indirizzo all'ufficio al responsabile del settore sesto, urbanistica e edilizia privata, affinché nel vigente piano urbanistico comunale e definitivo si tenga conto della diversa destinazione espressa dall'amministrazione con la presente delibera, disponendo ogni atto conseguenziale finalizzato alla riqualificazione dell'area nella quale esiste la centrale elettrica, individuando altresì all'interno del redigente piano urbano comunale relative norme di attuazione ogni migliore destinazione, IVA compresa quella turistica ricettiva, anche al fine di favorire lo sviluppo del porto di Maiacca. Terzo, di dare indirizzo responsabile al settore. Quarto, lavori pubblici da autorizzare l'attuale scarico all'interno del canale di sversamento delle acque bianche, proprietà comunale, cosiddetto lavoro di turno, delle acque di raffreddamento provenienti dall'impianto industriale Sintic esclusivamente sino al completamento finale dell'allacciamento del viso di campo al secondo cavo di collegamento con la rete di trasmissione nazionale proveniente da Sorrento. A questo io chiedo di aggiungere solo ed esclusivamente in via eccezionale e per il periodo strettamente necessario di aggiungere queste parole. Esclusivamente in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario all'uso della città richiesto da te, in effetti questo funziona, e quando Terna chiede di allacciare la città loro ovviamente devono dare la corrente fino a che non si complete il secondo, quindi chiedo di aggiungere queste poche parole limitatamente alla per caso eccezionale e esclusivamente per il tempo necessario all'emergenza. Poi di trasmettere il Presidente deliberato al Ministro dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, all'Arena, Regione Campania, Settore Ambiente, alla Città Metropolitana di Napoli e all'ARPA per opportuna conoscenza e atti conseguenziali. Poi dichiarare ovviamente la presente direzione a seguito del voto favorevole, votazione ora immediatamente eseguita. Grazie. Grazie. Vice Sindaco, sono interventi il consigliere Bottoglio.
Allora, faccio prima, diciamo, due piccoli rilievi, diciamo, di merito, di forma, per poi passare alla sostanza delle cose. Allora, vista l'importanza della... ho avuto modo di parlare, diciamo, con il Presidente del Consiglio ieri e oggi, ovviamente questa delibera, questa proposta che è stata consegnata oltre i tempi necessari ai consiglieri, oltre le 24 ore, diciamo, che erano necessarie. Quindi in teoria ignorando la nostra prerogativa evidentemente, ma riteniamo che l'argomento sia troppo importante e anche urgente, perché effettivamente c'è da analizzare con urgenza il caso richieda, per nasconderci tra virgolette rispetto a questi formalismi, così come ritengo che forse, vista l'ingerenza e l'incidenza che la cosa può avere sul redigendo piano urbanistico comunale, esistendo una commissione consigliere permanente di programmazione territoriale, l'argomento poteva essere oggetto anche di un'azione da parte di quella commissione. Quindi questi sono i rilievi formali che mi sento di fare e che spero vengano, insomma, colti come un qualcosa che possono essere utili la prossima volta. Quindi maggiore tempestività nel presentare questo tipo di proposte, soprattutto quando sono così importanti. Presentarle all'ultimo appunto sembra quasi un modo per metterti in trappola e dire: oh, voti contro, vuol dire che stiamo fuori dalla scelta. Allora, dal momento che siamo un po', diciamo, un po' di tempo qua su, ci siamo stati a certe trappole che non siamo abituati a caderci, andiamo avanti e andiamo nel merito della vicenda. Siamo così convinti che il Consiglio, che tutte le forze politiche che questo Consiglio esprime, al di là delle divisioni tra maggioranza e opposizione ed eventuali e in parte evidenti contrasti appartenenti anche all'interno del gruppo di maggioranza, che l'argomento meriti grande coesione da parte di tutti quanti noi. E pensare che il Consiglio possa essere silenzioso e inerte rispetto alle provocazioni che la società semplice a volte pone in essere, perché quando scrive all'amministrazione comunale dicendo voglio aprire e riaprire la città del dissanatore, ci sta provocando, ci sta dimostrando o di trovarsi al di fuori del mondo oppure ci sta dimostrando che ci vuole provocare, vedere un po' noi di che cosa siamo a quel punto capaci. Quindi è giusto che il Consiglio comunale in modo compatto risponda in maniera inequivocabile, dicendo che la centrale non solo non deve mai più riaprirsi, ma soprattutto deve iniziare quanto prima un processo di demolizione di una cosa, di quello sconquasso, di quella cosa che anche da un punto di vista estetico e paesaggistico, oltre che ambientale, non possiamo più tollerare per un giorno in più. E quindi non ci sono dubbi che eventuali permessi che gli vadano concesse devono servire soltanto al tempo strettamente necessario al collegamento di terra, che oggi il vice sindaco diceva si approssima, diventa più vicino, e che qualsiasi ulteriore tentativo di tenere in vita un mostro ecologico di quella portata, di quelle dimensioni, è qualcosa che nessuno che fa politica a capo oggi può considerare e può tollerare. Per cui, pur ritenendo che probabilmente la delibera di indirizzo sia uno strumento più politico che operativo, sia uno strumento più operativo che più politico che tecnico, e che forse quindi abbiamo bisogno anche di studiarci dei provvedimenti più precisi, dei provvedimenti più forti per resistere in eventuali contenziosi, in eventuali tavoli di fronte a città metropolitana, ministeri e quant'altro, diamo il nostro convinto voto favorevole a questa deliberazione e ribadiamo l'importanza di decidere già da oggi che quell'area va riqualificata in modo degno di un posto come Marina Grande e dei suoi abitanti e dell'isola di Capri in generale. Quindi ci sentiamo di votare favorevolmente rispetto a tutti i punti del deliberato, anche rispetto alla parte mandata al punto 3, e quindi questo è il nostro parere, fermo restando valutazioni di carattere formale che facevo prima, che per me rimangono, ma che non cambiano la sostanza delle cose. Grazie. Possiamo quindi... c'è un intervento del consigliere Romano. Sì, volevo dire a capogruppo di minoranza, io raccolgo l'invito che
che non ho dimenticato, cioè quello di confrontarci anche in commissione sull'aspetto più importante della nostra democrazia. Diciamo che siamo in una fase ancora preliminare per cui andare a discutere di cose che sulla carta ancora non ci sono, però era già mia intenzione, l'ho fatto quando ero in minoranza e con maggior ragione ritengo doveroso farlo ora che sono in minoranza. Come è stato detto già dal sindaco, ma vorrei raccontare il punto di vista di Bozzone, è chiaro che questo è un atto di indirizzo politico in cui la maggioranza, l'amministrazione manifesta l'intendimento di dare la diversa destinazione che è quella di qualificare la zona, perché la volontà dell'amministrazione è quella di qualificare quella zona. E a mio avviso, a parte l'indirizzo politico, ci sono degli atti più mirati che possono andarsi a fare, ma era doveroso più sempre fare un passaggio con la società che gestisce da un secolo questo sito, verificare se era possibile intavolare un percorso condiviso, perché quando è stata fatta la lettera insieme al vice sindaco, noi abbiamo visto, esatto, noi stiamo leggendo il piano urbanistico, voi cosa intendete fare, quali sono le vostre, qual è la vostra visione futura di questa di questo sito. E loro ci hanno risposto dicendoci che avrebbero voluto fare il dissalatore, la struttura deve essere ricettiva e la centrale. Anche noi ci siamo visti al centro complesso, sono venuti tutti quanti, la verità, quindi hanno partecipato tutti a questa riunione. Noi abbiamo detto, dai, per quanto riguarda il dissalatore, riteniamo che sia forzata la cosa, per quanto riguarda la centrale di energia elettrica, ha un senso se è transitoria. Per quanto riguarda la struttura del turistico ricettiva, noi siamo a favore, nel senso che come amministrazione noi avremmo piacere che il ministro di politica di qualificare se voi portate avanti il discorso turistico ricettiva, anzi noi gli diamo una mano a fare questo, perché così prima si riqualifica. C'è stato un incontro iniziale abbastanza cordiale e con buoni propositi saremmo dovuti uscire anche con una sorta di protocollo su questa cosa, poi evidentemente ripensato. Hanno fatto il passaggio e sono arrivati di nuovo e quindi hanno messo una serie di condizioni. La mia impressione è quella che ci siano ancora delle confuse da parte loro, però di là vogliamo fare, ma loro hanno effettivamente una serie di confusioni per cui non sanno evidentemente qual è il loro futuro, hanno avuto dall'ARERA questa autorizzazione per produrre energia, non si sa come, però l'hanno avuto. Per cui a un certo punto ci siamo dovuti purtroppo dividere, perché le strade non sono quelle che noi avremmo anche accettato come regime transitorio, perché se invece dire per 4 anni, 5 anni, rimanere in centrale, poi andate via, questo è un discorso che andava nell'interesse di tutti quanti i cittadini della politica. Però purtroppo neanche questo non sono andato. Ora, questo è un atto di indirizzo politico, ha una sua valenza politica. L'atto amministrativo è diverso. È chiaro che se noi vogliamo fare atti poi di maggiore consistenza, si va a zonizzare con una destinazione diversa e in quel momento là si potrà poi quando poi si andrà a zonizzare in maniera diversa con la pubblica amministrazione, quando inseriremo nel piano è chiaro che scattano le misure di salvaguardia, per cui tante organizzazioni non gliele può più rilasciare se la volontà dell'amministrazione comunale è quella di dare una destinazione diversa. Però qui sono gli atti della fase di sostanza, no? sono atti più efficaci, questi qua sono atti di indirizzo che comunque manifestano un indirizzo, che danno un indirizzo agli uffici, che anche sul piano urbanistico comunale devono tenere conto di questa volontà del ente pubblico. Penso sì, deve essere un atto iniziale, secondo me dobbiamo tutti quanti spenderci più che possibile, perché effettivamente non si può pensare di fare ancora discorsi che partono da questa base, perciò dicevo una base proprio di provocazione, quando si dice mette in mezzo il distallatore piuttosto che la centrale sinica, non ci si vuole aprire rispetto
ha la volontà di avere anche rispetto per il territorio in cui si è contestualizzati, no? E quindi questo è qualcosa che come amministrazione si deve prendere atto, di là delle forze politiche, di questi atteggiamenti ci si deve porre di conseguenza con tutti gli strumenti che la legge dispone, dal piano fino alle possibilità di espropriare, perché effettivamente poi credo che qui ci sia un discorso di paesaggio, di salute, di tutela dell'ambiente, è qualcosa che non si può pensare di andare ai tavoli con un'amministrazione comunale e partire dal presupposto che gli debba rimanere un dissalatore, che non abbiamo mai capito quanto funziona, non ha mai funzionato, lo sappiamo, penso lo accettano, è una centrale elettrica di cui per fortuna, almeno per ora, almeno dalla vista del funzionamento ci siamo liberati, e quindi è qualcosa di cui si deve portare avanti, per cui su questi argomenti troverete in noi sempre una forza politica che inequivocabilmente vuole lo smantellamento e la riqualificazione di quell'area. Ma il problema sarà la politica, ma cosa tu parla politica, non si arriva sul. Possiamo quindi votare, va votata però prima la proposta di emendamento che ha fatto il vice sindaco del Consiglio Comunale e poi voteremo all'interno deliberato. Voti favorevoli per l'emendamento? L'unanimità. E per quanto riguarda l'intero deliberato, voti favorevoli? L'unanimità. Votiamo anche per l'immediata disponibilità del deliberato. Voti favorevoli? L'unanimità. Alle ore 13.54 si chiude questa sessione del Consiglio Comunale.